Io vi do il benvenuto a Torre Granarese, sono onorato che la prima riunione sia stata fatta qua a Torre, ringrazio le forze dell'ordine, il maresciallo Filia e il brigadiere che sono sempre con noi, che ci siamo dimenticati subito di chiamarli, ma loro attenti sul territorio, da cosa fanno gli 11 sindaci di tutti insieme? Rivoltano il Granarese, rivoltano l'Italia in questo periodo qua così. Però voglio dire che sinceramente ringrazio tutti i giornalisti e ringrazio i sindaci perché abbiamo tolto del lavoro nei comuni e del lavoro che ognuno di noi fa quotidianamente. Quindi è un impegno che noi portiamo avanti perché amiamo il territorio, è un impegno che noi portiamo avanti perché amiamo i nostri paesi e questo che noi abbiamo fatto insieme, questi incontri, sono stati molto importanti perché prima cosa ci siamo conosciuti di più noi, siamo diventati ancora più amici e più disponibili nell'aiutarci. Questo protocollo d'intesa deve servire per i piccoli comuni come i nostri, non è chiuso solo questi 11 comuni, anzi deve essere ampliato a altri comuni, in più deve servire per il territorio, ecco, per il Granarese, per conoscere questa terra bella, questa che non ha uguali in giro e quindi di conseguenza l'aiuto che possiamo darci è legato al territorio. L'esempio viene dall'alto e quindi in prima persona dovevamo muoverci noi come amministratori. Io passo la parola al sindaco di Montalenga, all'amico Valerio, che vi spiegherà un pochettino di più questo protocollo d'intesa e poi parlerà anche il sindaco di Allier, che è uno dei comuni logicamente a livello culturale, a livello artistico, più belli del Granarese. Ok, Valerio. Allora, io mi riallaccio alle parole del collega amministratore per raccontare anche un po' la storia di questo protocollo. Allora, abbiamo cominciato con una serie di riunioni cercando di capire cosa avremmo potuto fare noi sindaci per promuovere questo territorio, perché tutto nasce dal fatto che questo territorio, non nascondiamocelo, ha subito un degrado dal punto di vista economico molto notevole. Stiamo, penso, un po' tutti, a qualsiasi livello, in Granarese e non solo, cercando uno stimolo per rilanciare il territorio da qualsiasi punto di vista. Oggi noi amministratori siamo fortemente divisi su questo territorio perché comunque siamo un centinaio e più di comuni solo nel Granarese, per non parlare dell'intera provincia di Torino. Quindi muoverci a livello singolo ci era sembrato molto dispersivo. Ovviamente si parte da diverse esperienze, ogni singolo comune ha una sua propria storia, una sua propria realtà, ma soprattutto una sua propria esperienza in ambito turistico. Io penso sempre che ci sono dei comuni che hanno fatto un ottimo lavoro in ambito turistico, penso al comune di San Giorgio, al comune di Allier, al comune di Torre, per citare quelli che hanno avuto le esperienze, diciamo, maggiori, anche perché comunque partono da una storia particolarmente ricca. Questo non me ne vogliono gli altri colleghi, che ovviamente ogni comune ha la sua peculiarità. Però abbiamo pensato a un'idea sovracomunale. Abbiamo pensato a cominciare a coordinarci tra tutti noi piccoli sindaci, cioè sindaci di piccoli comuni, per cercare di fare un coordinamento e promuovere il turismo su un territorio un po' più vasto del singolo comune. Quindi abbiamo cominciato a fare riunioni dopo riunioni cercando di capire cosa avremmo voluto fare, perché non era semplice cercare di coniugare tutte le idee che si sono buttate inizialmente sul tavolo. C'era l'ipotesi di fare un marchio turistico, c'era l'ipotesi di creare un consorzio turistico, c'erano diverse ipotesi. Per il momento siamo riusciti a gettare le basi attraverso questo protocollo dell'idea che sta alle spalle di quello che vogliamo fare. Insomma, abbiamo dato, come dire, un'anima a questa iniziativa. Ora vorremmo, nei mesi che verranno, dare anche degli strumenti a questo protocollo. Quindi vorremmo entrare più nel concreto. Però intanto, riallacciandoci a un discorso che aveva fatto giustamente il sindaco di San Giorgio in una delle riunioni, questo è un passo importante. Prima di noi c'erano stati diversi tentativi di fare delle iniziative a livello territoriale sul turismo.
c'era già stato chi aveva voluto fare un marchio del Canavese, c'era già stato chi aveva voluto fare un consorzio turistico, ma erano state tutte esperienze fallimentari, forse perché queste esperienze mancavano di qualche elemento, sicuramente mancavano di un coordinamento e di un'anima territoriale riconosciuta da tutti, cosa che noi abbiamo voluto fare prima ancora di cominciare a fare qualche cosa di concreto, perché innanzitutto trovandoci nello spirito di questa iniziativa, secondo me si gettavano le basi fondamentali per fare tutto il resto. Ora, che cosa sarà questo resto lo vedrete poi nei prossimi mesi, però vogliamo iniziare con dei piccoli passi. Sicuramente i primi passi da fare saranno quelli di coordinare gli eventi sul territorio e di partecipare ogni comune agli eventi fondamentali che mette ogni singolo comune in campo. Vi faccio subito un esempio, ad esempio la prima iniziativa che verrà in ordine temporale sarà il mercato della biodiversità di San Giorgio Canavese, e noi saremo presenti come gruppo di comuni a testimoniare questo protocollo in quell'evento, e quello sarà il primo. Ci impegneremo a fare altrettanto in tutti gli eventi che verranno realizzati nei vari territori aderenti a questo protocollo. Il protocollo è stato siglato da 11 comuni, ma vi posso assicurare, come diceva il vice sindaco di Torre, che è un protocollo aperto. Noi cominciamo questo cammino in 11, ma ci lasciamo la porta aperta a tutte le amministrazioni che vi vorranno aderire, senza pregiudizi. L'interesse da parte nostra è quello di coordinare la promozione turistica sul territorio canavesano. Quindi se un domani altri comuni del Canavese vorranno aderire, noi saremo disponibili ad accettarli all'interno del protocollo, purché ne sposino ovviamente i principi. Ora, quello che volevo aggiungere è che io nei miei tanti anni di mandato non ho mai partecipato a un'iniziativa simile a questa. Generalmente ho notato che prima si creavano degli scatoloni, cioè dei consorzi dove ci si metteva tutti assieme con il mero scopo principalmente di prendere dei contributi pubblici. Quindi nascevano consorzi tecnologici, consorzi turistici, consorzi per promuovere determinate categorie dell'artigianato al solo fine di raccogliere del denaro. Finito quello scopo, questi consorzi morivano. Ora noi partiamo esattamente al contrario, noi partiamo dallo spirito di questa iniziativa, il resto verrà dopo. Se questo produrrà la capacità di attrarre risorse, di attrarre contributi, è uno sviluppo che sarà ben accetto, ma non è lo scopo di questo protocollo. Il protocollo nasce per promuovere il territorio, nasce dall'iniziativa di 11 comuni che vogliono fare sistema su questo territorio per riuscire a promuoverlo. La promozione turistica ovviamente è il primo passo, noi con questo vorremmo anche promuovere in generale l'economia artigianale produttiva del territorio, le sue eccellenze, i suoi prodotti. Noi pensiamo che ogni singolo comune possa portare qualcosa a questo territorio. Ovviamente ribadisco, e dopo lascerò la parola al sindaco di Aglie, ci sono comuni che per le loro caratteristiche sono già, come dire, avanti sul discorso turistico, ma io sono convinto che ognuno di noi, ogni singolo comune presente in questo momento, possa dare del valore aggiunto a questo protocollo e a questa iniziativa. Ed è questo lo spirito, nessuno è secondario, tutti collaborano in uguale misura alla promozione di questo protocollo e alla promozione di questo territorio. Quindi io ringrazio ovviamente tutti i colleghi che si sono impegnati nelle tante serate di incontro che abbiamo fatto, e ovviamente ringrazio voi per essere qui e aiutarci a promuovere questa iniziativa, e a questo punto lascio la parola al collega Marco. Allora. E a tutti coloro che poi eventualmente sì, poi dopo facciamo intervenire qualcuno, certo? Vai. Beh, è già stato detto il 99%, quindi direi che ho assolutamente poco da aggiungere, no? Io innanzitutto ringrazio tutti i colleghi sindaci, ma in particolare diciamo l'idea è venuta prevalentemente dai due sindaci che hanno già parlato, quindi diciamo vice sindaco di Torre e dall'amico Valerio, sindaco di Montalenghe. Un'idea che trova, chiaramente ha trovato la massima condivisione da parte di tutto il territorio,
perché credo che indipendentemente da quelle che sono le risorse dal punto di vista turistico e culturale che un comune può offrire, sia fondamentale il fatto di lavorare in rete. È vero che magari sul mio territorio, come è stato detto, c'è un polo attrattore che probabilmente ha un po' più di risonanza, però è altrettanto vero che il solo polo attrattore senza un territorio che abbia una certa ricettività, senza un'offerta turistica a 360 gradi, che quindi vada a coinvolgere il commercio, l'artigianato, le altre diciamo, attrazioni legate all'outdoor, al territorio morenico e non solo, e quant'altro, sia comunque dequalificante anche per il polo attrattore stesso. Per questo dico che è fondamentale una persona, che una famiglia che viene in visita al castello di Aglie, ha una visita che può durare quelle 2-3 ore, quindi il fatto di avere un'offerta turistica che va ancora costruita, chiaramente, questo è il primo passo, un passo diciamo che mette insieme le intenzioni di noi sindaci di fare qualcosa di concreto, e chiaramente dovremo costruire qualche cosa, e quel qualcosa sarà quello che come obiettivo nel prossimo futuro sarà far sì che una persona riconosca non solo il territorio di Aglie, piuttosto che di Torre, piuttosto che di Montalenghe, piuttosto che di qualsiasi altro comune, ma riconosca una territorialità di questo gruppo di comuni, che poi deve essere, anzi opportuno che possa essere allargata. E quindi nulla, io mi limito a sottolineare la bontà di questo progetto. Avremo sicuramente tanto da fare, il progetto è ambizioso, però quantomeno il primo passo è stato fatto, e credo che questa sia comunque una nota assolutamente positiva. Vi ringrazio. Allora, se avete delle domande ci fanno piacere, perché logicamente vi vogliamo rispondere. Quello che voglio sottolineare è che questa iniziativa è fatta da amici del canavese, amici del territorio, non solo da amministratori, ma amministratori e amici, perché in queste, come diceva Valerio, io è dall'85 che faccio amministrazione a Torre, quindi un po' di anni lo sono, e non ho mai trovato un gruppo così coeso, delle persone che hanno un obiettivo comune e che non hanno interessi, ecco, qua contiamo tutti uno. Non è che perché San Giorgio è più grande, perché siamo partiti dai piccoli comuni, perché nei piccoli comuni non si fa politica, cioè ognuno può avere il suo ideale politico, ci mancherebbe, però non si fa politica, si fa politica per il territorio, e noi su questo ci crediamo molto e ci uniremo ancora di più. Per questo lo allarghiamo agli altri comuni che vogliono condividere questo. Quindi non so, ragazzi, perché noi siamo tutti ragazzi, chi ha voglia di parlare? San Giorgio, tu sei bravissimo. Devo dire che è un'esperienza interessante, perché come diceva appunto Piero, il fatto di ritrovarci, prima di tutto perché siamo tutti amici, si condivide quello che è l'idea, senza secondi fini, senza interessi, perché proprio per voler portare alla luce del territorio, il territorio, ecco, a chi non ne ha conoscenza, perché penso che per tutti voi quando si va in vacanza, si va all'estero, si va via di qui, quando si ritorna, oh che belle le mie montagne, forse perché siamo qui e diamo per scontato che abbiamo questo bel paesaggio, e invece bisogna far sì che venga conosciuto anche da chi è fuori dal canavese, che è anche lontano dal nostro Piemonte. E questo bisogna farlo dandole una risonanza e una recettività, ovviamente, deve essere importante anche questo, e noi tutti insieme cercheremo di fare sinergia proprio per far sì, come ad esempio da Aglie il castello, lo stesso è anche a San Giorgio, ci sono delle cose con un attrattivo importante, però bisogna anche noi, con la sentieristica, per delle passeggiate, cioè proporre anche quello che è un'attrattiva per riempire anche, non so, un qualche giorno di permanenza in questi luoghi, e quindi questo fa sì che sentendoci tra di noi, avendo questa sinergia comune, si faccia sì che sia un territorio unico, con recettività, con prodotti del posto, insomma, che possono essere
ben accetti, perché abbiamo tante, tante cose buone da dare a chi viene in questi luoghi. E quindi devo dire che questo davvero ci ha portato dell'entusiasmo e noi vogliamo trasmetterlo, ecco, anche al di fuori del nostro canavese. Poi, prego. Vorrei, diciamo, aggiungere, come diciamo sindaco neoeletto lo scorso anno, aver partecipato a questo tavolo è sicuramente stato costruttivo, ma io penso che dobbiamo pensare questi 11 comuni, diciamo, di togliere quelli che sono i cippi territoriali, ma di mettere come minimo comune divisore, come massimo comune divisore, la passione e l'amore per il nostro territorio, perché se vogliamo liberare l'uomo, dobbiamo liberare l'uomo canavesano dal bisogno, bisogna partire dalle ricchezze naturali che abbiamo sul nostro territorio canavesano. Ed è questo il principio che ci tiene uniti, non solo per l'amicizia personale, ma ci tengo che venga riportato, perché voi sarete i nostri portatori sani, diciamo, nel mondo, diciamo, i media sono le cose importanti. Pertanto ci tengo che non è soltanto la nostra amicizia, ma sono proprio la valorizzazione del nostro territorio, partendo da quelli che sono diciamo, i valori diciamo naturali, naturalistici che abbiamo sul territorio. Questi sono i principi che ci ha sicuramente, che vogliamo promuovere. Attraverso questa promozione sicuramente non dovrà essere soltanto limitata diciamo, ai gitanti domenicali, ma dobbiamo andare a intercettare quelli che possono essere i turisti che devono venire a visitarci per, diciamo, per i propri valori naturali che hanno, diciamo, le peculiarità di questi comuni. Sicuramente unendo le forze e unendole sotto un profilo non soltanto economico, ma di valori, sicuramente raggiungeremo qualche risultato. Ma i risultati si raggiungono se lavoriamo tutti insieme, sia la classe, diciamo, giornalistica, che ci deve viaggiare unita, a braccetto, con i, diciamo, questi 11 comuni che sono il punto di partenza, ma sicuramente speriamo che si uniscano a noi altri territori per la loro valorizzazione. Questo è il nostro principio comune, la passione e l'amore per quello che facciamo. Questo deve essere l'elemento fondante, diciamo, del nostro protocollo di intesa. Grazie. Sindaco di San Giorgio, puoi dare due parole, poi anche spiegare un attimino cosa facciamo il 12 da te, tutto. Sì, ecco. Ma diciamo, per non ripeterci, perché essendo in 11 diventa poi complicato. Il 12 siamo tutti insieme a San Giorgio, perché il 12 si apre il mercato della terra delle biodiversità, che è un evento che a San Giorgio impegna molte energie, su cui noi teniamo molto, anche perché è un evento che inizia a essere fatto su due giorni, e quindi anche questo è un tema che stiamo indagando tra noi 11. Il fatto di avere eventi che abbiano più di un giorno vuol dire far pernottare, vuol dire entrare in un processo di accoglienza un pochino più strutturato. E quando si ragiona in 11 anziché in 2, in 3 o 4 comuni, si va a lavorare su sistemi più strutturati, ed è quello che faremo, come abbiamo fatto in passato, anche quella sera. Cioè ci confrontiamo, come diceva il sindaco di Montalenghe, altre suggestioni verranno fuori e le valuteremo per iniziarle a mettere in un decalogo delle buone pratiche, quelle che dobbiamo fare tra di noi e quelle che possiamo fare tra di noi per gli altri, i tour operator, le proloco, gli eventi che possono essere territoriali, perché se facciamo la corsa ciclistica piuttosto che la corsa podistica, piuttosto che le passeggiate, allora i percorsi che sono stati studiati e che stanno in questo momento venendo valorizzati dai comuni che sono qui seduti al tavolo, saranno un altro attrattore che dovrà fare sistema con un'altra serie di fattori che sono magari esterni alla diretta competenza dell'amministrazione, ma che ci vedranno uniti a diversi tavoli, quelli provinciali o quelli regionali, dove ci si dirà
siamo in condizione di preparare delle iniziative di più giorni che intrecciano il ballo come il percorso podistico, quello ciclistico, perché si organizzerà, non lo so, il tour ciclistico intitolato Zegna con l'arrivo in un altro comune e così via, però sono cose che vanno studiate perché dovranno essere cadenziate nel tempo con un programma che magari vada anche a collimarsi con le visite al castello. C'è gente che va da lì, però magari dice: io se faccio due giorni che cosa faccio intorno al castello? Sarebbe bello vedere tra qualche tempo delle proposte territoriali che dicono: l'ambito della corte di questo castello è tutta questa, in questi due giorni si può fare questo piuttosto che questo, piuttosto che l'altro. Vuol dire collaborare anche con chi fa tour operator, chi fa team camion, chi fa iniziative volte all'accoglienza, per dare dei contributi che poi non saranno, diciamo, come dire, secondo il nostro avviso, vincolanti, saranno però un supporto ulteriore per pensare che nel circuito delle visite anche di tipo religioso, piuttosto che si facciano degli sviluppi anche con il nostro coinvolgimento, quindi non rimanere più fuori da certi percorsi. Ecco, queste suggestioni, questi ragionamenti di territorio, di valorizzazione, li faremo in questi due giorni a San Giorgio, per poi portarci nel successivo evento di un altro comune e andare a scoprire magari qualche cosa che non conosco di Cicogna, piuttosto che di Ozegna, o piuttosto che di San Martino, e capire se magari lì ci vengono delle idee, delle iniziative che possono magari, ecco, io ribadisco, coinvolgere maggiormente magari le Proloco, ecco, creare una Proloco intercomunale su un evento che possa pensare di fare qualche cosa che spazi tra i comuni, anche solo per mettere in relazione anche queste persone, perché più soggetti coinvolgiamo anche in una sola iniziativa, è un modo per farli conoscere, per far capire a loro stessi se ci sono chance qui per costruire delle opportunità di collaborazione. E poi mettere in gioco questo genere di relazione strutturata, quando lo sarà, magari con un territorio come le Paretiese, che ha un altro genere di geografia, dimostrando che anche qui si può giungere ad avere una progettualità strutturata e quindi far calare, diciamo, dall'alto anche l'obiettivo su una geografia un pochino diversa da quella che oggi si tende a far valorizzare, ecco, dalla città di Torino, dalla regione Piemonte. E quindi, diciamo, bisogna fare un certo mestiere, un certo lavoro. Il presupposto è quello che è già stato detto, cioè io condivido pienamente lo spirito e lo stato, diciamo, d'animo che ha coinvolto tutti i sindaci negli incontri, perché quello lì è il presupposto che mi ha convinto ad avviare, diciamo, questa iniziativa insieme agli altri 10 comuni, perché quello è l'aspetto fondamentale. Poi da lì sono sicuro che riusciremo a tirare fuori quelle poche cose utili e importanti che rimarranno nel tempo e potranno crescere per le nostre comunità, le nostre terre.